Around Midnight. Quattro chiacchiere intorno a mezzanotte. A cura di Biagio Mannino. Around Midnight, la nuova puntata, la trasmissione lenta per definizione. Pensavo come incominciare questa nostra nuova puntata. Quando incomincio a parlare sono sempre un po' in difficoltà, poi devo incominciare a muovermi, a ingranare, a cercare di seguire quello che vuole essere un percorso così, un po' casuale, non programmato. E non prendo mai appunti per realizzare una trasmissione di questo tipo, lascio che le cose vengano come devono venire e i risultati si notano anche, infatti le visualizzazioni sono sempre tristemente ridotte al lumicino, ma io sono convinto che prima o poi riusciremo a raggiungere un numero sufficiente per organizzare un gruppo che poi alla fine potrà andare a brindare da qualche parte, magari perché no, alla fine della trasmissione stessa. Around Midnight, quindi, a parte gli scherzi, incominciamo questa nuova puntata cercando sempre di mantenere la nostra linea tranquilla, la nostra linea rilassata, tenendo conto anche che l'auspicio è che venga ascoltata ovviamente nelle ore tarde, appunto intorno a mezzanotte. Osservare tutto quello che ci circonda, è quello che rappresenta probabilmente la cosa più naturale che facciamo abitualmente e contemporaneamente anche la più difficile da poter poi elaborare, perché se noi guardiamo, se ci guardiamo intorno,
Senza poi riflettere sulle cose che vediamo, ebbene diventa uno sforzo, anzi un'occasione, diciamolo più correttamente, un'occasione inutile. Sì, perché l'occasione poi è quella di cercare di capire, di comprendere le situazioni e soprattutto tutte le persone che sono intorno a noi. Camminare per la strada significa guardare una molteplicità di esistenze, tutti che hanno un qualche cosa, che rappresentano un qualche cosa, che hanno qualcosa da raccontare, la loro vita, la loro storia, le loro situazioni, chissà a cosa stanno pensando, quali sono in questo momento gli aspetti che li rendono felici oppure purtroppo tristi. Non so se capita anche a voi, ma io ultimamente vedo solo persone con volti scuri, cupi, con la muscolatura facciale sempre tesa. Evidentemente il periodo che ci circonda alla fine ci porta ad essere così, la costante preoccupazione, perché siamo preoccupati, guardiamo sempre in là, guardiamo nel tempo e nel futuro, dimentichiamo le cose di ieri, però ci preoccupano come se fossero tra di noi le cose di domani. Abbiamo paura di quello che ci può accadere nel futuro, nell'immediato futuro. Abbiamo una tale paura che alla fine tendiamo a pensare anche il peggio di quello che poi potrebbe accadere. Molto spesso non accade assolutamente niente, però quella paura in noi è lì dominante che magari ci tormenta, che non ci fa dormire la notte. Meno male che c'è Around Midnight che ci tiene, che ci tiene compagnia. Approfitto per fare un po' di pubblicità, dai, a questa trasmissione, a questo sforzo di realizzazione di questo percorso, come lo vogliamo chiamare. E in ogni caso, camminare per la strada e vedere tutte le persone che ci circondano e cercare di capire qual è il loro mondo, qual è la loro vita, quali sono le loro situazioni, come si vestono, i colori, i diversi tipi di abbigliamento, come parlano, quello che dicono. Insomma, c'è un mondo da guardare. Un mondo da guardare, da comprendere, da cercare di capire e apprezzare, perché poi alla fine è proprio questo, che tutto ciò che ci viene dato alla fine ci arricchisce. Ed è anche la stranezza che sorprendentemente è una grande fonte di ricchezza, perché è proprio la stranezza che ci dà quel qualche cosa in più, che ci fa capire quel qualche cosa in più, che ci fa uscire anche dal nostro modo di pensare le cose, che magari è indirizzato verso un'unica strada, verso un'unica via, e di fronte un po' all'imprevisto e a quel qualche cosa che ci viene dato, appunto, grazie alla nostra osservazione, bene, tutto questo ci permette poi di vedere un po' più in là, comprendere e afferrare tutte le situazioni. Comprendere e afferrare significa anche mettersi poi nei panni, come si dice, dell'altro, perché a volte non si comprende fino in fondo che cosa l'altro abbia da dire, che cosa l'altro poi di fatto vive, pensa, esprime con segnali di felicità o purtroppo, come detto, anche di tristezza. A me capita spesso di incontrare persone che hanno delle problematiche anche di tipo psichiatrico. Non è difficile vedere persone che si trovano a camminare per la strada con problemi indifferentemente quali possano essere. Una volta mi è capitato
in autobus di vedere un signore anziano che aveva tanti scatti con il suo fisico e imprecava, se la prendeva con tutto, se la prendeva con tutti e tutti ovviamente si allontanavano perché poi alla fine il problema crea disagio. E probabilmente ci si allontana anche per paura, chi lo sa, sono tante le motivazioni poi personali del perché ci allontaniamo da chi invece avrebbe forse più bisogno di essere avvicinato. Ma insomma, questo signore anziano veramente era in una situazione in cui appunto se la prendeva con tutto, con tutti, con tanti scatti, come detto. E se vedere una persona con delle personali situazioni come questa può capitare, quello che quel giorno accadde che immediatamente la fermata successiva salì un ragazzo con le stesse analoghe problematiche dell'uomo anziano. E quello che appunto ne derivò fu osservare la situazione. Un anziano che appunto se la prendeva con tutto e tutti, un ragazzo che se la prendeva con tutto e tutti. L'anziano si accorse di questo ragazzo, si fermò e per un momento tutto gli passò e disse, guardandolo, povero ragazzo. Fu un momento, pochi istanti, e poi tutto riprese come prima. Around to midnight. E sì, osservare tutto quello che ci circonda, osservare questa umanità che ha tanto da dire, ha tanto da raccontare, non soffermandosi solamente su quello che
apparentemente rappresenta il punto di riferimento, ovvero quelle che persone che maggiormente sono in vista e che teoricamente rappresentano il punto di riferimento per quello che potrebbe essere anche uno stile di vita, ma invece guardare gli altri, che sono poi alla fine la maggioranza e che rappresentano l'essenza della vita stessa. Una vita che poi è estremamente particolare, perché poi dobbiamo anche andare a guardare quella che è la realtà delle situazioni, perché viviamo, come detto precedentemente, in una costante ansia, se non addirittura paura del domani, del futuro. E queste paure sono anche aiutate, incrementate, sono portate da molteplici direzioni. E molto spesso ci troviamo anche ad avere delle paure nei confronti dell'altro che non derivano neanche da nostre esperienze, personali, ma più da situazioni che vengono da altrove, potremmo dire tranquillamente anche dall'alto di queste nostre società sempre più complesse, sempre più articolate, dove qualcuno si sente anche più autorizzato di altri a dire ciò che è bene e ciò che non lo è, ciò che è giusto e ciò che non lo è. Convincendo anche forse, o forse anche non convincendo, ma in ogni caso creando delle situazioni in cui sono in molti poi alla fine a dire: beh, allora sarà giusto così, sarà corretto così, devo comportarmi in questo modo. E la storia poi ci ha portato a vedere tante situazioni di vita resa disperata, non disperata perché disperata, ma resa disperata da una quantità di regole sociali portate dal niente. Se noi pensiamo quante persone hanno vissuto sofferenze per regole che oggi sono assolutamente messe da parte, considerate anche in certi casi ridicole, eppure quelle portavano la sofferenza reale nella vita e nella quotidianità delle persone. Quanti nemici abbiamo avuto, quante situazioni di contrapposizione abbiamo vissuto, quante problematiche poi che potevano essere evitate e nuovamente ci hanno distolto dall'essenza della vita, perché poi, come abbiamo sottolineato, i regali che tutto ciò che ci circonda poi alla fine ci dà sono veramente tanti. Apprezzare quello che magari in altre situazioni consideriamo come un qualche cosa di fastidioso, di brutto, di negativo, ma tutto questo ci deve portare proprio a far vedere come poi alla fine diventi tutto relativo e non dobbiamo dare importanza a quelle cose che poi ci creano quelle situazioni reali di ansia e paura, mettendo da parte invece altre. E l'ansia e la paura la stiamo vivendo in modo particolare in questo periodo storico. Ne abbiamo vissute tante di situazioni, non occorre ricordarle fino ad arrivare ad aver paura di cose che abbiamo letto soltanto nei libri di storia, la guerra che ha rappresentato il trionfo della contrapposizione tra gli uomini, rendendo quelli che alla fine non chiedevano nient'altro che di vivere nella tranquillità della loro quotidianità, rendendoli anche nemici. Non mi resta che cedere la parola quindi a Claudio Grisancic. Quel silenzio, improvvisamente calato sulla desolata landa di terra davanti alle trincee. Altre volte c'erano stati silenzi, ma sempre sporcati da detonazioni, scoppi sfocati come
il rarefatto brontolio di temporali lontani, l'eco del loro spegnersi inoffensivi, come invece è diverso il silenzio che ora costringeva per illustrare con i binocoli quell'arida spianata di terra lì davanti, arata da cannoneggiamenti, bombardamenti aerei. Al soldato scelto Irving S., quel silenzio sembrò stesse per annodargliesi al collo, strangolarlo, una terrificante subdola arma segreta del nemico. Pensò rapidamente a come difendersi. D'un balzo fu in piedi fuori dalla trincea e urlò il suo nome: Irving! 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 Il soldato Fyodor K. vide materializzarsi davanti al suo binocolo la figurina di quel nemico e udì confusamente quello che credette di comprendere cosa avesse urlato. Allora Fyodor K. si levò anche lui in piedi fuori dalla trincea e urlò il suo nome: Fyodor! 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 E si tornò a riassaporare la fraternità degli antichi silenzi. Around to midnight. E andiamo verso la conclusione e, come appunto ormai siamo abituati, volgiamo il nostro sguardo verso il cielo. È notte, around midnight, quindi le stelle sono lì, bellissime, un altro regalo immenso che la natura ci ha dato e che la nostra esistenza poi alla fine ci ha permesso di apprezzare molto, come quello spettacolo che poco più di una settimana fa ha caratterizzato anche la nostra realtà, la realtà dell'Italia, del Mediterraneo, insomma del sud dell'Europa, quell'aurora boreale che ha colorato i cieli e che ci ha mostrato poi alla fine tutta la bellezza di questi fenomeni assolutamente naturali e che ci riportano alla giusta dimensione, comprendendo quanto piccoli noi siamo e contemporaneamente quanto grandi noi siamo, perché
essere parte di questa meraviglia e avere la capacità di poterla osservare, di poterla apprezzare, soprattutto di poterla capire nelle sensazioni e nelle emozioni più che nelle spiegazioni, è qualcosa di meraviglioso, almeno a mio parere così. Quei colori stupendi, quei giochi di luce, quei movimenti, quelle espressioni così sfumate che hanno fatto sì che in tantissimi guardassero il cielo e lo fotografassero, anche perché vi ricordate quando abbiamo parlato di fotografia, quanto importante sia la fotografia per cogliere quei momenti, quelle situazioni. Eh beh, sì, è inevitabile che anche andare a cercare le immagini di quanto tutto questo è stato soltanto pochi giorni fa sia un qualche cosa che ci riporta a quell'esperienza, a quell'immagine, a quel ricordo. Eh sì, uno spettacolo meraviglioso, ma poi alla fine voi l'avete vista l'aurora boreale? Io no. Buonanotte e alla prossima. Midnight.